Kate Middleton ha una paura paralizzante che ha influenzato il suo ruolo nella vita pubblica, ha affermato l'esperta reale Camilla Tomaini. Ieri la duchessa di Cambridge ha assistito alla partita di rugby del Sei Nazioni a Twickenham tra Inghilterra e Galles, insieme al principe William e al figlio maggiore della coppia, il principe George. Era la prima partita a cui Kate aveva partecipato nel suo nuovo ruolo di patrona dell'organo di governo dell'Inghilterra. La Rugby Football Union e la duchessa indossava persino una sciarpa inglese sopra il suo cappotto a sostegno della squadra di Eddie Jones. William, tuttavia, probabilmente stava sostenendo il Galles, con il duca che era stato patrono della Welsh Rugby Union negli ultimi 6 anni, da quando è diventata membro dello studio 11 anni fa. Kate è sempre sembrata composta e affascinante nello svolgere i doveri reali. Nel podcast della BBC Images of Diana la duchessa è stata persino paragonata a sua suocera, la principessa del Galles, con entrambe le donne che sono state messe alla ribalta dopo aver vissuto in anticipo una vita relativamente privata. Tuttavia, l'esperta reale, la signora Tomaini, ha sottolineato una notevole differenza tra le due donne. Parlando nel 2017, l'esperto ha detto: «Penso che sia difficile per Kate individualmente perché è intrinsecamente timida. Punto. Penso che potrebbe farsi più credito parlando di più. Ha avuto questa paura paralizzante di parlare in pubblico che io e Arthur abbiamo visto in prima persona e il resto delle persone nel gruppo stampa quando ha dovuto parlare alla folla che ha bisogno di superare. Perché se i reali devono essere moderni e molto del XXI secolo, le principesse devono essere ascoltate oltre che viste. Ecco perché Diana era così magica, perché oltre ad avere un bell'aspetto. Se fosse salito sul podio, avrebbe effettivamente detto qualcosa di significativo. Kate dedica il suo tempo a sostenere una serie di cause e organizzazioni di beneficenza, molte delle quali sono incentrate sull'apprendimento precoce per i bambini. Il fotografo reale Arthur Edwards ha aggiunto: «Penso che dovrebbe parlare di più delle sue cause, sono enti di beneficenza utili, i negozi dell'hospice sono fantastici in quello che fa, ma non ottengono la pubblicità che meritano».